Questo video è stato prodotto da El Vega, Riccardo Zigarini, Menad, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Daniele Sozzi, Andrea Aimaretti e Davide Gelmini. Salve a tutti, cari libri in pillolini, e ben ritrovati ad un altro podcast in pillole. Adesso cambiamo un po' argomento. Come avevo anticipato la settimana scorsa, adesso arriviamo ai saggi, ma in questo caso questo non è un vero e proprio saggio quanto una lettera, quello che vi porto questa volta, molto interessante, come vedrete, come saprete già dal titolo di questo episodio, di questa puntata. Questo è un tutorial compilato da Lovecraft, scritto appunto in questa lettera a questo signor Perry, su come si scrive un racconto. Questo magari potrà essere utile a molti anche di voi che magari mi ascoltano, sono fan di Lovecraft e sono magari anche degli scrittori in erba che stanno cercando di far pubblicare il loro manoscritto o che comunque stanno cercando di migliorare la loro arte narrativa. Ma iniziamo con la lettera, ve la leggo proprio come se fossi Lovecraft, ovviamente. È piuttosto lunga, è molto esaustiva. Vedrete che è molto interessante. 66 College Street, Providence, Rhode Island, 4 ottobre 1935. Egregio signor Perry, al mio ritorno a casa dopo un'assenza di 3 mesi e mezzo ho trovato ad attendermi il suo biglietto datato 5 settembre e tale era la mole di lavoro accumulato che soltanto oggi ho trovato il tempo di risponderle. Il suo desiderio di menzionare nell'articolo di fantasy le mie metodiche di composizione narrativa mi lusinga oltremodo e spero fermamente che le mie osservazioni sull'argomento le giungano in tempo utile. Devo anzitutto premettere che mi risulta impossibile fornire un resoconto dettagliato sul modo in cui scrivo un racconto, e cioè dal momento in cui ne concepisco l'idea fino a quando esso sarà puntualmente rigettato da Wright. Il fatto è che quasi mai mi è capitato di adottare lo stesso metodo per 2 racconti. Tutto dipende dalle circostanze individuali. L'unica cosa che sicuramente non faccio mai è di sedermi alla scrivania e afferrare la penna con la deliberata intenzione di mettermi a scrivere un racconto. Con questo sistema può venirne fuori soltanto robaccia da 4 soldi richiesta su ordinazione. I soli racconti che scrivo sono quelli la cui idea centrale, le immagini e gli stati d'animo sgorgano in me spontaneamente, prima che io concepisca il disegno di scriverne, e potenzialmente chiedono una formulazione e un'espressione. Tali idee, immagini e stati d'animo provengono da ogni fonte possibile, sogni, letture, episodi quotidiani, fugaci impressioni visive, oppure origini sì remote e frammentarie che non riesco ad individuarne. Naturalmente tali spunti si manifestano in diversi stadi di sviluppo, giacché talvolta appaiono come un semplice episodio, un effetto, un concetto o una vaga sensazione, e in tal caso richiedono la deliberata costruzione di una struttura narrativa atta a sostenerli. Altre volte, invece, si tratta di una successione di fatti o d'episodi concatenati che costituiscono di per sé una parte sostanziosa di quello che sarà il racconto finale. In un caso mi è accaduto di trasporre interamente sulla carta un sogno. Di fatto, The Statement of Randolph Carter costituisce la registrazione letterale di ciò che sognai in una notte di dicembre del 1919. Semmai sia possibile individuare un metodo da me adottato nella composizione dei racconti, suppongo che esso sia deducibile osservando i procedimenti seguiti in tutti i casi nei quali ho dovuto ricorrere ad una costruzione deliberata. In tal modo, grazie al calcolo di una media matematica, si evincerà il procedimento tipo. Per esempio, a monte di The Whisperer in Darkness, vi sono 2 concetti iniziali di spunto, l'idea di un uomo in una fattoria isolata assediata da orrori esterni e la generale impressione di misteriosa stranezza insita nel paesaggio del Vermont, percepita durante un soggiorno di 2 settimane nei dintorni di Brattleboro nel 1928. Sulla base di queste 2 idee ebbi a costruire un racconto e nel farlo seguii un procedimento che potrebbe anche essere definito tipico.
Ecco dunque tracciata per sommi capi la procedura che adottai in quel caso, corredata dalle scelte e dalle soluzioni che in linea di massima adotto in casi analoghi. Innanzitutto è necessario elaborare nella mente una storia coerente o quantomeno un abbozzo approssimato di essa. Si tratta di un processo mentale che deve precedere l'uso della penna e della carta. Non sempre è indispensabile inserirvi tutti i particolari, né fare avanzare la trama fino ad un epilogo definito. È importante piuttosto escogitare una serie stabilita di sviluppi che conferiscano al concetto o ai concetti iniziali una ragione plausibile della loro esistenza e che li facciano apparire come la logica e inevitabile conseguenza di un background vivo e convincente. Tale sorta di intreccio o sequenza di stadi non deve essere necessariamente permanente. È possibile infatti che sia destinato a perdere tutti i suoi punti salienti nel corso delle successive manipolazioni, durante le quali potrebbero insorgere diverse e più efficaci soluzioni narrative più validamente atte a supportare l'idea centrale del racconto. In ogni caso, il canovaccio iniziale costituisce un utile punto di partenza, una materia da plasmare e una base su cui costruire. Allorché avrà assunto una forma definita nella mente dell'autore, sarà giunto il momento di tramutarlo in materiale di scrittura. Neppure il secondo stadio, o primo vero stadio di scrittura, può considerarsi come effettiva composizione narrativa. A mio avviso è preferibile iniziare con una sinossi della trama, elaborata mentalmente. Essa consisterà in un elenco dei successivi sviluppi, indicati secondo la sequenza cronologica del loro supposto verificarsi, e non dell'ordine secondo il quale raggiungeranno infine il lettore. Tale sinossi si propone di fornire uno sfondo logico dei fatti ad uso dello scrittore, il quale può guardare alla trama da lui creata come ad un qualcosa che sia realmente accaduto e decidere con comodo quali espedienti narrativi adoperare al fine di elaborare una versione drammatica e ricca di suspense per il godimento del lettore. Personalmente, allorché redigo una simile sinossi, cerco di descrivere ogni cosa compiutamente, in modo tale da comprendere tutti i punti salienti e da motivare tutti gli eventi progettati. Può risultare utile annotare anche particolari, commenti e valutazioni delle conseguenze di taluni accadimenti. Ne risulta alla fine una sorta di rapporto ufficiale di una serie di fatti, ciascuno dei quali è citato in maniera semplice e succinta, secondo l'esatto ordine del loro verificarsi. Sovente, l'intreccio precedentemente progettato subisce cospicui mutamenti nel corso di questa stesura. A questo punto si passa allo stadio successivo, in esso si deciderà in che modo raccontare la storia abbozzata. Si inizia con un lavoro mentale, pensando alle diverse soluzioni attraverso le quali combinare chiarimenti e rivelazioni. Si speculerà su cosa convenga rivelare all'inizio e cosa invece serbare per una successiva presentazione, al fine di destare l'interesse del lettore o tenerlo in una costante suspense. Si analizzerà il valore drammatico dell'inserimento di un elemento prima dell'altro o viceversa, e si cercherà di individuare quale selezione di dettagli e quale sequenza narrativa meglio conducano a quella costante ascesa dello sviluppo che infine culmina in quel momento sconvolgente di completa rivelazione che definiamo climax. Una volta prese delle decisioni orientative in merito ad uno schema narrativo di carattere sperimentale, si procederà alla stesura, nella forma di una seconda sinossi o scenario degli avvenimenti, esposti secondo la sequenza attraverso la quale saranno raccontati al lettore. Essi saranno corredati da tutti i particolari e dal climax finale. Di norma non esito mai a modificare la sinossi originale al fine di adattarla a nuovi sviluppi, sempre che il mutamento valga ad accrescere la forza drammatica o la generale efficacia narrativa del futuro racconto. Interi episodi saranno omessi o intercambiati tra loro a piacimento, che giammai lo scrittore deve sentirsi vincolato al disegno originale, anche se esso dovesse risultare totalmente stravolto. L'autore più giudizioso ammetterà qualsivoglia aggiunta o modifica ogni qualvolta ne sorgerà l'esistenza durante il processo di formulazione. Giunti a questo stadio, i tempi sono maturi perché si passi a scrivere il racconto nella forma che approssimativamente sarà presentata al lettore.
La prima bozza deve essere scritta rapidamente, in maniera scorrevole e rifuggendo da un eccessivo criticismo, seguendo le direttive della seconda sinossi. In questa fase mi capita sempre di apportare modifiche all'intreccio e a taluni episodi, se durante il procedimento di sviluppo del materiale abbozzato qualcosa ne suggerisce la trasformazione. Ciò avviene nella massima libertà, giacché il progetto iniziale non mi condiziona minimamente. Se d'improvviso si manifestano nuove opportunità di dar vita ad effetti drammatici o da vivacizzare il ritmo della narrazione, non ho riserve ad aggiungere qualsiasi elemento mi appaia vantaggioso, facendo sì, ben inteso, che i punti precedenti si concilino al nuovo assetto. Allo stesso modo non esito ad inserire o eliminare intere parti qualora lo reputi necessario o comunque consigliabile. E così pure provo diverse formule di introduzione ed epilogo fino a che non abbia trovato la soluzione ottimale. Parallelamente mi do pena di riesaminare con scrupolo tutti i riferimenti per assicurarmi che si concilino perfettamente tra loro all'interno del disegno finale. Quindi, nel completare la bozza, cerco di eliminare ogni possibile elemento superfluo, parole, frasi, paragrafi o interi episodi. Nel compiere questa operazione non perdo mai di vista le consuete precauzioni intese ad assicurare la coerenza di tutti i riferimenti. Anche in questa fase di vaglio finale rimango ben disposto ad ogni cambiamento e di fatto numerosi dei miei racconti, quali The Picture in the House, The Dunwich Horror e The Shadow over Innsmouth, presentano un finale totalmente imprevisto all'inizio della loro stesura. Ecco giungere ora il momento della revisione, un procedimento tedioso da eseguire con estrema diligenza. Si tratta di rivedere l'intero lavoro, concentrarsi sul lessico, la sintassi, il ritmo della prosa, la proporzione delle diverse parti, la gradevolezza del tono, la delicatezza e la coerenza dei passaggi, da una scena all'altra, dall'azione lenta e descritta in dettaglio ad azioni rapide abbozzate e viceversa, l'efficacia dell'inizio, del finale, dell'interesse, della suspense drammatica, la plausibilità e l'atmosfera e diversi altri elementi. Con ciò il racconto può considerarsi ultimato e il resto consiste semplicemente nella preparazione di una copia dattiloscritta in maniera chiara e ordinata. E questa per me è la parte peggiore. Detesto profondamente la macchina da scrivere e non potrei mai comporre un racconto servendomi di essa. Le limitazioni meccaniche di un simile strumento non possono che decretare la morte dello stile. È più difficile cambiare di posto le parole e compiere i necessari e complicati intercollegamenti quando si è legati a tasti e rulli, mentre i delicati ritmi della prosa vengono annientati dagli insulsi ritmi regolari di margini e interlinee. Nulla è mai stato composto con una macchina da scrivere che non sarebbe risultato migliore se scritto con una penna o una matita. Orbene, come le ho già accennato, questo elenco degli stadi della composizione di un racconto costituisce soltanto uno schema ideale. Nella pratica è raro che ogni fase venga seguita e rispettata letteralmente. Sovente alcune delle cose che andrebbero fatte sulla carta riescono meglio se elaborate nella testa dell'autore e, nel mio caso, molti racconti, quali The Music of Eric Zahn o Dagon, non hanno mai conosciuto alcun genere di sinossi scritta. Ciò non significa, tuttavia, che questo metodo sia sempre valido, seppur impiegato solo mentalmente. Talora ho ritenuto più utile cominciare a scrivere direttamente senza disporre di una sinossi mentale e neppure di una semplice idea su come il racconto si sarebbe sviluppato e risolto. Ciò avviene quando sento il bisogno di fissare sulla carta uno stato d'animo particolarmente suggestivo e intenso, così da sfruttarne al massimo l'estemporaneità della sua essenza. È tale il caso di The Strange High House in the Mist. In questo genere di procedura, l'esordio può essere osservato come un problema da spiegare e motivare. Naturalmente, nel ricercare una motivazione e una spiegazione alla parte iniziale di un racconto sgorgato di getto dall'ispirazione dell'autore, può accadere di modificare o anche di trasporre tutto in maniera irriconoscibile o eliminare totalmente l'elaborato prodotto inizialmente. Se uno scrittore possiede uno stile contraddistinto da ritmi e cadenze strettamente connessi ad associazioni immaginative, è possibile talora che cominci a costruire uno stato d'animo con dei paragrafi caratteristici e consenta a tale stato d'animo di condizionare gran parte del racconto. Ciò è quanto mi accadde con The White Ship.
anche se non va taciuto che il risultato non fu dei migliori. È mia abitudine tenere sempre a portata di mano una riserva di spunti e idee per nuovi racconti, perciò annoto tutte le idee e concezioni più bizzarre, i sogni, le sensazioni, le immagini e i concetti più singolari, e conservo tutti i ritagli di giornale che reputo interessanti. Non mi scoraggia il fatto che nella maggior parte dei casi questi spunti non abbiano sviluppi logici. Ciascuno può essere elaborato in maniera graduale, contornato da appunti e sinossi, e infine inserito in una struttura coerente ed esplicativa, utilizzabile per fini narrativi. Non conosco la fretta né mi sforzo di emulare gli scrittori commerciali che si fanno vanto del numero di pagine riempite al giorno o alla settimana. Sovente i racconti migliori crescono molto lentamente e progrediscono durante lunghi periodi attraversati da numerosi intervalli che ne interrompono la formulazione. Intervalli troppo prolungati sono tuttavia da scoraggiare, poiché allontanano ed estraniano lo scrittore dall'umore e dal ritmo del suo lavoro. L'argomento in discussione mi ispira ulteriori considerazioni di varia natura che mi appresto a riferire. Se il racconto al quale lavoro implica complessi principi filosofici o scientifici, cerco di far sì che tutte le spiegazioni vengano menzionate nella parte iniziale, allorché il tema viene annunziato per la prima volta, come nel caso di White People di Machen. In tal modo le parti più strettamente narrative ed effetto restano libere da elementi che ne ridurrebbero l'efficacia. Sono sempre ben disposto a dedicare alla stesura di una sinossi lo stesso tempo e la medesima attenzione che dedico alla scrittura vera e propria del racconto. Ritengo infatti che la sinossi sia il cuore del racconto. L'autentico procedimento creativo di un'opera narrativa consiste nel porre in essere e nel dar forma ad un racconto esistente in principio come uno schema sinottico. Al fine di garantire al racconto un appropriato climax, è consigliabile, seppur in rare occasioni, prepararne uno in anticipo, senza lesinare nei particolari, e costruire successivamente una sinossi che lo spieghi. Ho seguito questo procedimento nei racconti The Tree, The Hound e in altre opere minori. Si tratta comunque di un sistema che non offre buoni risultati indiscriminatamente. È mia norma imprescindibile leggere e analizzare le opere dei più pregevoli narratori del soprannaturale: Poe, Machen, Blackwood, James, Delamere, Benson, Wakefield, Ewers, sforzandomi di capire i loro metodi e di individuare le leggi specifiche della modulazione emotiva sussistenti dietro i loro potenti effetti drammatici. Tale studio consente di accrescere gradatamente la comprensione dei materiali narrativi e rafforza i poteri di espressione. Per contro, mi impegno con altrettanta fermezza a dedicare l'attenzione più superficiale alla prosa e ai metodi degli scribacchini a contratto. Quella prosa e quei metodi di produzione narrativa corrompono e deprezzano insidiosamente il più serio degli stili. A tal fine, consiglierei a tutti coloro che sinceramente aspirano a far di sé degli scrittori di applicare una sorta di semicecità nello sfogliare una rivista di narrativa fantastica, di sviluppare l'abilità ad escludere tutti gli episodi superflui ed a seguire la trama senza prestare eccessiva attenzione al linguaggio. Ma a buona parte di questi intrecci sarebbe giusto negare ugualmente ogni interesse e giammai concepire l'idea di emularli. In un anno di pubblicazioni effettuate dai pulp magazines si contano a malapena una dozzina di racconti concepiti con serietà e scritti con un rispetto dell'arte tale da giustificarne il ricordo, la conservazione o l'imitazione. Lo scrittore autentico deve dimenticare l'esistenza degli editori e del probabile pubblico, rassegnandosi invece a sporadiche vendite e lavorando esclusivamente per esprimere se stesso e soddisfare i modelli narrativi che egli stesso approva. Lo spirito di commercio e quello letterario non conoscono punti d'incontro se non fortuitamente. E questo è quanto. Non so se qualcuna di queste mie divagazioni le sarà utile, ma è il meglio che ho saputo fornirle, sovrastato come sono al momento da una montagna di lavoro. Usi questo materiale come più le aggrada e mi faccia sapere se vi sono altri punti che avrebbe desiderato chiarire. Spero che la mia brutta grafia non le procuri troppi problemi. Sarebbe opportuno che le inviassi un dattilo scritto, ma mi creda, non ne ho letteralmente la forza.
Se desidera riportare citazioni estese, potrebbe mandarmi il manoscritto finale lasciando degli spazi vuoti al posto delle parole che non riesce a decifrare. In tal caso leggerò tutto il testo inserendo le parole mancanti e correggendo al meglio tutte le parti ostiche. Ma forse la presente le giungerà con un ritardo tale da non consentirne affatto l'utilizzazione. No, non vi sono miei racconti in attesa di essere pubblicati su Weird Tales o qualsiasi altra rivista del settore. Weird Tales predilige i polizieschi e da un pezzo Wright si mostra ostile verso i miei manoscritti. Dice che i miei racconti sono troppo lunghi e poi accetta interminabili storie appuntate dai suoi soliti scribacchini. È fatica inutile cercare di guadagnare qualcosa da un direttore editoriale che sfama apertamente un mucchio di illetterati. Sono già 2 anni che non sottopongo a Wright nessuno dei miei manoscritti, sebbene sulla sua rivista abbiano fatto la loro comparsa dei racconti che ho scritto per conto di alcuni miei clienti. Se le interessa prendere visione delle mie opere più recenti, le farò pervenire i manoscritti. Con tutta probabilità buona parte di esse sono destinate a rimanere in tale forma. Le porgo frattanto i miei migliori auguri per le sue opere imminenti e mi scuso nuovamente per il ritardo con il quale ho risposto al suo biglietto. Sinceri e cordiali saluti, Howard Phillips Lovecraft. Lacrime, oserei dire, bellissimo. Bellissimo questo insight nella sua tecnica narrativa e in quelle che secondo lui sono le fasi da rispettare, o meglio, che lui ha rispettato quando ha scritto alcuni dei suoi racconti, non tutti, perché come sappiamo la maggior parte gli venivano da fantasie, soprattutto da sogni che ovviamente lui trascriveva appena svegliato, no? Si svegliava con il sogno ancora vivido in testa, in mente, e lo trascriveva completamente, mantenendo intatto, come dice lui, il pathos, no? La coerenza onirica iniziale. Che dire, io l'ho appena letto, ma sono veramente gasato da questo testo, bellissimo. Tra l'altro si potrebbe dire la stessa cosa degli audiolibri, questa cosa che ha detto alla fine, no? Parlando degli scribacchini, io dico sempre, io li chiamo sempre mercenari, no? Quelli che leggono tutto uguale, che non gliene frega niente dei testi che portano e che poi magari portano qualche autore e la settimana dopo dicono, magari in una live oppure in un podcast o in un social, ah che schifo quell'autore, bah! Oppure sì, tanto tempo fa mi sono sporcato con questo autore. Ci sono degli idioti che lo hanno detto anche di Lovecraft, ovviamente, gente senza arte né parte che si autoproclama brava e professionista, no? Anche su YouTube, e poi professionista su YouTube no? Nel senso, è veramente terribili, veramente all'altezza degli scribacchini, come diceva Lovecraft. In questo nostro risentimento verso gente che non ha né arte né parte, siamo molto simili, devo dire. Anch'io ho la stessa veramente intolleranza, no? Mal sopportazione, mal tolleranza verso gente che vale poco e che si capisce che lo fa solo per il soldo e anche poco soldo, tra l'altro, perché anche, no? YouTube poi cioè praticamente guadagni quello che ti basta per pagare la bolletta della Telecom per internet, no? Per la tariffa internet mensile e forse la bolletta elettrica e siamo lì e basta, no? E poi mi è piaciuto tantissimo quella frase che aveva detto all'inizio, vediamo se riesco a ritrovarla, non me la sono segnata, per cui mi scuserete se adesso farò un po' di Allora, bello questo che diceva, no? L'unica cosa che sicuramente non faccio è di sedermi alla scrivania e afferrare la penna con la deliberata intenzione di mettermi a scrivere un racconto. Magari avere il tempo di poter fare ciò. Purtroppo se uno va al lavoro anche non è facile, no? Magari l'ispirazione ti viene mentre stai facendo altro o non ti viene. Cioè decidi, metti lì e dici oh, ora scrivo sta cosa, vediamo un po' se mi viene l'ispirazione. E stai lì e pensi e rimugini, poi finalmente ti viene qualcosa in mente, no? Ovviamente lui dice no, se volete fare una roba geniale, no. Dice con questo sistema può venirne fuori soltanto robaccia da 4 soldi richiesta su ordinazione. Sembrano gli audiolibri quelli letti tutti uguali, infatti. Fantastico. Non mi ricordo esattamente se era questa la frase o se era un'altra, comunque ce n'era una che mi aveva colpito particolarmente.
Molto, molto, molto bello questo spaccato. Molto bello, sì. Devo dire che, sebbene non fornisca proprio, no, uno schema, uno fai questo, due fai quest'altro, però è molto bello. Non so se alcuni di voi, magari che mi ascoltano, che mi seguono, sono scrittori in erba o progettano di scrivere o di comporre, eccetera, ma queste sono delle dritte fantastiche, soprattutto per il genere weird, il genere, chiamiamolo, no, il suo horror weird, fiction, strano, thriller. Un po' fantasy, assolutamente sì. E poi, vabbè, bellissime le critiche all'editore. C'era un altro pezzo che era quello famoso, dove dice, cos'era nell'ultima pagina? Sì, che parla male, no? Dice, per contro mi impegno con altrettanta fermezza a dedicare l'attenzione più superficiale alla prosa e ai metodi degli scribacchini a contratto. I mercenari, appunto, quelli che chiamo io i mercenari. La prosa e quei metodi di produzione narrativa corrompono e deprezzano insidiosamente il più serio degli stili. Ed è proprio così, ragazzi, ragazze, ragazzi X da casa che mi ascoltate. È proprio così. Se ascoltate un maledetto cane che abbaia e raglia come un somaro, tutto uguale, tutto in questa maniera, per contro mi impegno con altrettanta fermezza a dedicare attenzione, così tutto uguale, si perde quello che è lo stile, quello che è l'arte. L'arte è importante, Lovecraft stesso lo dice in queste righe, che è importante l'idea, avere un'idea, trasmettere un messaggio e non semplicemente, no, masticare cose, buttare in pasto, pensando al pubblico. Bello anche il pezzo in cui diceva, appunto, questo qua: lo spirito di commercio e quello letterario non conoscono punti d'incontro se non fortuitamente. Lo scrittore autentico deve dimenticare l'esistenza degli editori e del probabile pubblico, rassegnandosi invece a sporadiche vendite e lavorando esclusivamente per esprimere se stesso e soddisfare i modelli narrativi che egli stesso approva. Ecco da dove esce l'arte, no? Mi vengono in mente autori che tutti voi conoscerete, autori italiani ovviamente, per esempio, parliamo di Foscolo, di Leopardi, grandi, immensi, Montale, no? D'Annunzio. Ma è gente che quando scriveva non è che scriveva pensando, adesso scrivo in questa maniera, così faccio i big money perché me la comprano, così alla Fabio Volo, no? Fabio Volo fa questo, scrivo le cavolate, le robe retoriche che sono profonde per ragazzine di 12 anni, così faccio i soldi perché vendo le copie, no? 3 metri sopra il cielo, quella roba lì, no? Twilight. No, e questo è quello che ha reso immortali personaggi come, quelli che ho citato prima, ma ce ne sono un milione di altri, ovviamente. Saba, veramente, quelli che volete, Dante, Manzoni, no? È gente che non ha scritto per vendere. È gente che ha scritto per comunicare qualcosa, che poi potesse essere politico o comunque infiammato da un'animosità personale, questo è un altro discorso. Purtroppo la politica, no, è sempre, c'è sempre nel mezzo, no? A volte escono dei capolavori grazie alla politica, a volte escono degli schifi inascoltabili o illeggibili, inguardabili, ovviamente, no? Però ecco, l'anima. Io non sopporto, e così era anche Lovecraft, le persone superficiali, presuntuose, sedicenti professioniste, no? Sedicenti brave, dicono che sono brave, che si atteggiano, e che poi non sono nessuno, che non valgono assolutamente niente. E se non facessero quello, e non avessero avuto il colpo di fortuna che uno l'ha pubblicato o li ha, no, fatti uscire, non farebbero niente, starebbero tutto il giorno in casa a dirsi quanto sono belli, quanto sono bravi davanti allo specchio. È così, è bellissimo Lovecraft, no? Che non sopporta questi scribacchini a tal punto che dice, appunto, sto scemo di un editore non mi pubblica, ma pubblica, appunto, dice che i miei racconti sono troppo lunghi e poi accetta interminabili storie appuntate dai suoi soliti scribacchini, che secondo me intendeva aggiungerci anche DM, scribacchini di, no? Ovviamente arrabbiatissimo, no? Piccato proprio.
Fantastico, fantastico. Comunque, spero che vi sia piaciuto, che magari vi sia stato pure utile questa lettera di oggi. E vi do appuntamento alla prossima domenica con invece qualcosa di diverso, ovvero una lettera in memoria di un autore molto importante, amico personale di Lovecraft, che lui scrisse durante la data, insomma, nella data stessa della morte di questo autore. Quindi è morto, sì, prima di Lovecraft, ovviamente. Si parla di un autore che è morto prima di Lovecraft, negli anni 30. Quindi vi do appuntamento alla prossima volta, alla prossima puntata. Vi do un abbraccio, ovviamente, e vi ringrazio tantissimo per il supporto, e grazie a voi se possiamo diffondere il Verbo, possiamo diffondere Lovecraft, possiamo diffondere l'arte anche dell'audiolibro fatto nella maniera opportuna, nella maniera diversa da quella noiosa, nella maniera che piace a me, almeno a noi. Non solo a me, ovviamente, a tanti altri che collaborano con me, che fanno la stessa cosa, ci mancherebbe, non è che sono l'unico nel mondo io non ho queste, invece, al contrario di qualcuno se pretese di dire che sono il più bravo di tutti e che sono un professionista perché faccio questo, faccio quest'altro, assolutamente. Quindi, di nuovo, grazie a tutti e alla prossima puntata, cari Libri in Pillolini. Un abbraccio da Libri in Pillole.